Oggi al castello si realizza la fiaba di Susanna e Christian, una coppia che viene da lontano. Sono Christian, ho 33 anni, vengo da Albam, ho origini casertane perché mia mamma è di Cervino e faccio il fabbro di mestiere. Io e Christian ci siamo messi assieme quando lui aveva poco più di 17 anni, io 25. E ora, dopo 17 anni assieme e due figli, direi che è arrivato il momento di sposarci. Io stavo cucinando, e lei è arrivata e mi ha chiesto: ci sposiamo? E io, ovviamente, non avevo ancora finito la frase, ho detto sì. E quale può essere il posto giusto per coronare questo sogno d'amore sabaudo campano se non il castello? Abbiamo scelto il castello perché non c'è altro luogo dove noi vorremmo celebrare il nostro matrimonio. Poi nostra figlia vuole festeggiare al castello la sua prima comunione e quindi abbiamo preso due piccioni con una fava. Loro, pure vivendo al nord, gli piace giù, gli piace tutte queste cose qua. Loro stanno là, ma il pensiero è sempre qua. Deve essere una cosa che non si è mai vista. Mille sorprese, mille cantanti, cibo abbondante. Deve essere esagerato. Se aspetti un figlio, te vuoi sposare, pure se non va. Al castello festeggia tutta Italia. Al castello il matrimonio è una questione di famiglia e per organizzare quello di Susanna e Christian si sono mobilitate tutte le donne del parentado. Tante persone, tanti pensieri, tante donne. Dobbiamo fare una doppia festa, Matteo. Ah, doppia? Doppia. E non è il matrimonio che dobbiamo fare? E non solo. Ah, non solo. Abbiamo anche la comunione di Eva, nostra figlia, ah, la più brava, piccola. Complimenti. Don Matteo è venuto da Rubiamonte per venire a fare questo matrimonio qua. Facciamo cose belle. Scusate, ma di dove siete voi? Provincia di Cuneo. Ah, Cuneo. Vicino Alba. Invece voi di dove siete? Perché poi dall'accento... Maddaloni. Ah, Maddaloni. Io sono nato e cresciuto in Piemonte. Però sono sempre venuto qui da piccolo, in ferie, vacanze scolastiche. Allora, come vogliamo organizzare questa festa? Anzi, questa doppia festa? Arriviamo in elicottero. Ah. Andiamo a Capri. E poi venite qua? Sì. Quindi si farà tardi sicuramente. L'elicottero lo voglio io. Non c'è alternativa. Doppio ingresso vogliamo fare? Facciamo, lei magari entra da sola e il suo ingresso con, la marcetta di tanti, con auguri. Tanti auguri. Noi e no. Voi con la marcia nuziale? No. Gli AC/DC, Back in Black. La marcia nuziale è banale, la usano tutti. Io preferisco il rock. Io non ho capito, Back in Black, hard rock... Ma che è questa canzone? Sposa, seguitemi un attimo, non è che io non mi voglio accontentare, sì, no, certo. Io vorrei fare in questo modo qua l'ingresso fuori classico, poi l'ingresso in sala noi lo potremmo fare con questa musica, voi vedete questo... Non lo so, deve decidere no, lei. No, mi piace fuori. Magari sarebbe più bello, eh? Non ha tutti i torti, perché il castello è troppo fiabesco per gli AC/DC. Facciamo così. No, non è che vi voglio convincere, vi voglio... No, però. No, che va benissimo, no, facciamo magari... così, Don Matteo. Però mi avrebbe piaciuto più fuori, però stavolta ci mangiarisce, ha fatto fisso. Come menù cosa vogliamo fare? Mari e monti. Quindi il menù proprio completo? Sì. E le ostriche non... Le ostriche... Pure le ostriche. Piemonte per mangiare le ostriche qua. Come si mangiano qua, non si mangiano da nessuna parte. E i piemontesi chissà cosa dicono dopo che le assaggiano. Pensavo che voi magari riducevate un poco, no? Anzi, lui li mangiò che accusata. Cioè? O pasta e patate provola. O pasta e patate provola. Perché buona. Mamma mia, è buona, io me la sogno di notte, Matteo. Alla fine anche la sorpresa dello chef. Ma questi sposi del nord oramai hanno solo l'accento. Per la torta vogliamo fare un'unica torta, vogliamo fare... No, lei ha la sua e... In realtà ci sarebbe ancora... Il compleanno di papà e il compleanno della mamma dello sposo. Di nonna. Quindi dobbiamo fare quattro torte. Capito bene? Se si può sì. È così è fatto. C'ha giurita Don Matteo. Hai capito buone che sono quattro torte? Quattro torte. È un po' esagerato.
Lo mette proprio, ma fa proprio questo matrimonio napoletano, eh? Non scordate, ma fa napoletano e napoletano, ma fa rimanere a bocca aperta sti piemontesi. Ma loro veramente sono piemontesi in provincia di Napoli. Questo matrimonio deve essere indimenticabile. Dobbiamo insegnare ai piemontesi qual è il vero matrimonio napoletano.